Obbedienza. Oggi meditiamo su un altro principio biblico che ci permette di imparare a diventare ambasciatori del cielo, l'obbedienza. L'obbedienza può far digrignare i denti, ma credo che sia essenziale e che se praticata con Dio ci faccia crescere. Claudette, una lettrice di Un Miracolo Ogni Giorno, mi ha confidato questo. Lavoro in un progetto contro il cancro. Ogni giorno nel mio ufficio incontro donne, bambini e uomini con questa malattia. Un miracolo ogni giorno è il mio ossigeno, è acqua per dissetarmi, una fonte per annaffiare le piante del mio essere interiore. Nella mia missione di incoraggiamento condivido i versetti a coloro che usufruiscono del nostro servizio. Ognuno di loro ha il proprio bicchiere d'acqua attraverso la parola di Dio. Anche se quando arrivano da noi sono in lacrime, prima di andare via trovano il sorriso e la gioia di vivere nonostante la loro malattia. Accettano di portare la loro croce con Gesù e credono che Lui è l'unico in grado di ridare loro la pace. Accettano di confidare in Gesù, il grande e onnipotente dottore. Come per Claudette, con la quale mi congratulo per la sua benevolenza, Dio può volerti in un determinato posto di lavoro per permetterti di stare vicino a colleghi che sono provati fisicamente, moralmente o spiritualmente. Essere ambasciatori del cielo significa anche essere pronti quando Dio ci chiede di agire. Ecco una promessa che Dio ci fa. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. Esodo 19:5. A differenza del suo amore, che gli dona a tutti in egual misura, Dio non dà il suo favore a tutti nel medesimo modo. Il favore di Dio è la grazia che ci permette di realizzare ciò che siamo chiamati a fare, e l'obbedienza apre la strada a più favori, perché a chi obbedisce nelle piccole cose saranno affidate cose grandi. Quando senti il tuo cuore debole e quando l'obbedienza ti richiede di sacrificare quello che tu ritieni essere tutto ciò che possiedi, stai pur certo che il Signore ti sosterrà. Dio non si aspetta che tu gli obbedisca come potrebbe chiederti un padre punitivo, perché Dio ti darà sempre la sua forza per poterlo fare. Ti incoraggio ad affidarti sempre al Signore. Quando si presentano delle sfide, puoi essere tu a scegliere di seguire Dio e la sua parola. Dio estenderà i tuoi limiti e interverrà aiutandoti a fare ciò che da solo non riesci a fare. Attraverso te molte persone saranno benedette. Ecco una promessa meravigliosa. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Romani 8:28. Forse sai di essere amato da Dio, ma ne sei sicuro? Tra la tua testa e il tuo cuore, Dio vuole fare la sua opera in te. Mentre veniva messo alla prova su più fronti, Giobbe ha dichiarato: «So che il mio Redentore vive». Giobbe 19:25. La malattia, il lutto, il dolore, la sofferenza, gli attacchi spirituali e per finire sua moglie, che non gli è stata di nessun conforto e che in quel periodo molto difficile per Giobbe gli ha elargito questo consiglio: «Maledici Dio e muori». Giobbe non era incoraggiato né dalle circostanze né dai suoi parenti, e anche i suoi amici lo rimprovereranno dicendogli che tutto quello che stava accadendo era la conseguenza di un peccato che Giobbe aveva commesso contro Dio. Ma Giobbe lo sapeva, era consapevole che il suo Salvatore era vivo e che lo avrebbe difeso. Egli sapeva che Dio avrebbe fatto tacere il nemico della sua anima, il nemico della sua famiglia, il nemico della sua salute, il nemico che cerca solo di rubare, uccidere e distruggere. Giovanni 10:10. Ti incoraggio ad aggrapparti fermamente a questa promessa. Il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i tuoi piedi. Romani 16:20. Abbi fede. La tua situazione è transitoria. Dio ha già previsto una via d'uscita. Tu sai in chi hai creduto: nel Dio onnipotente, nel creatore dell'universo, nel Signore degli eserciti, nel buon pastore, l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che deve venire, l'Onnipotente. Apocalisse 1:8. Sii convinto anche tu di essere nelle sue mani e che in lui tutto coopera per il tuo bene. Grazie di esistere. Eric Sellerier.